Ciao a tutti, ben arrivati. Io mi chiamo Gianfranco Andriola, vi teniamo compagnia per questo primo pomeriggio. Parliamo di ciao a tutti, ciao Alessandra, Alessio, Fabiana, ciao a tutti, ciao Maria. Parliamo di Partecipa, la piattaforma a supporto delle politiche pubbliche, quindi parliamo di partecipazione online, lo facciamo con un sacco di persone che ci stanno molto simpatiche e che approfitto sin da subito per ringraziare per averci raggiunto durante questa chiacchierata. Abbiamo parecchi interventi, quindi cercheremo di avere un ritmo piuttosto serrato. Io vedo che già siete tanti, quindi vi ringrazio non solo per aver scelto di trascorrere con noi questo pomeriggio, ma soprattutto per essere arrivati puntualissimi. Ciao Giulia. Inizio semplicemente a introdurre il seminario di oggi, quindi ci prendiamo qualche minuto di introduzione per poi passare ai contenuti veri e propri. L'idea era quella di raccontarvi come funziona Partecipa, quindi di dargli un taglio più vicino al concetto di partecipazione in logica di governo aperto, non fosse altro che è la cosa che ci piace, che ci interessa di più, ma anche perché ieri continuerà per i prossimi giorni fino a venerdì. Siamo nella Open Gov Week 2022. Lo dico per chi avesse seguito le passate edizioni fino allo scorso anno: si chiamava Settimana dell'Amministrazione Aperta, è sostanzialmente una chiamata che il Dipartimento della Funzione Pubblica, che coordina le attività di Open Government Partnership in Italia, fa a tutte le amministrazioni italiane per portare, che portano avanti iniziative di governo aperto e vogliono in qualche modo raccontarle, un po' come stiamo facendo noi qui questo pomeriggio, verso tutte le persone. E quindi ci interessa, come ogni anno, cerchiamo di presidiarlo al meglio come staff Dipartimento della Funzione Pubblica, come staff Open Gov, quindi Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez, che collabora con il Dipartimento su queste attività. Abbiamo previsto un calendario piuttosto fitto di eventi, considerate che ce ne sono almeno due al giorno, ogni giorno per tutti e 5 giorni della settimana. Trovate tutte le informazioni in questo momento sul nostro sito di progetto, che è open.gov. Questa è la news che più o meno raccoglie tutte le iniziative, ma comunque potete navigare nel calendario, una sezione dedicata, e trovare sia le iniziative portate avanti da progetto che le iniziative promosse da tutte le altre amministrazioni. Approfitto anche per dirvi che non è una iniziativa soltanto italiana, cioè in questo momento, se vi capire e dare un'occhiata agli hashtag di riferimento su Twitter, vi renderete conto che più o meno in tutto il mondo avvengono iniziative del tutto simili a questa. Ci fa particolarmente piacere esserne coinvolti, ci fa particolarmente piacere che questi temi vengano portati avanti in maniera così, così larga e così variegata, soprattutto. Probabilmente una delle cose più divertenti dell'Open Go Week è proprio come ci si rende conto come i temi del governo aperto sono declinati in maniera molto diversa da amministrazione a amministrazione, nazione a nazione. Ci sono delle cose molto interessanti che, dando un'occhiata al sito di Open Go Week, potete vedere, è veramente molto interessante. Mentre venendo al webinar di questo pomeriggio, noi la nostra idea era quella di raccontare Partecipa. Partecipa è una piattaforma di partecipazione pubblica. Adesso vi racconto un po' meglio di che cosa si tratta, però l'idea è quella appunto di essere, di creare un luogo di scambio, di dialogo che sia funzionale, che sia di supporto alla progettazione, all'implementazione, all'esecuzione delle politiche pubbliche. E abbiamo pensato di farlo in un'oretta, quindi cercando di essere quanto più rapidi possibile, secondo questa scaletta. Cioè, dopo queste mie introduzioni, io provo un attimo a raccontarvi di che cosa si tratta, com'è la piattaforma, come funziona, un intervento assolutamente introduttivo. Successivamente, appena dopo il mio intervento, Carolina ci racconta una delle consultazioni avviate da un po' di tempo a questa parte e che in conclusione tra oggi, tra domani, insomma, qualche giorno, che è la consultazione Facciamo Semplice l'Italia. Dopo Mara Cossu del MITE ci racconta Partecipa come luogo di dialogo e sperimentazione. In realtà il MITE, adesso Mara ve lo racconto molto meglio,
meglio di come potrei fare io, ha portato avanti un processo di coprogettazione dello spazio che è arrivato su Partecipa, ne ha un po' cambiato la forma, quindi è una delle novità più interessanti accadute alla piattaforma nell'ultimo periodo, e Mara ve lo racconta certamente meglio di me. Giulia Bertone di Pares, invece, con Giulia Giulia abbiamo chiesto di provare a ragionare un po' sulla base della sua esperienza su cosa sono le cose più interessanti, quali potrebbero essere i margini di miglioramento, quali possa essere il rapporto ambiguo che c'è in alcuni casi tra tecnologia e metodologia, soprattutto nel caso di iniziative di partecipazione. Quindi Giulia proverà ad addentrarsi un po' in questi temi. E infine Elisa Barbagiovanni del Dipartimento della Funzione Pubblica, che segue questa attività per il Dipartimento, ci racconta nell'intervento conclusivo le evoluzioni della piattaforma Partecipa, perché noi tendiamo a considerarci sempre un po' in beta, in sperimentazione, però in realtà facciamo il punto ogni tot, e grazie all'aiuto di Elisa proviamo a capire qual è la direzione che sta prendendo, che vorremmo far prendere la piattaforma di qui in avanti. Ne approfitto per ricordare a tutti che vi siete registrati attraverso questa pagina di Eventi.pa. Questa, come tutti, come la maggior parte degli eventi di eventi che avvengono su Eventi.pa, questa pagina non solo ci aiuta a rappresentare, a raccontare e a permettere di iscrivervi all'evento, ma diventa anche un po' il luogo in cui fare il punto una volta che il webinar si è concluso. Quindi di qui a un po', domani mattina al massimo, su questa stessa pagina ci trovate la registrazione integrale di questo evento, ci trovate tutte le slide dei nostri relatori, sarà la stessa pagina su cui finirete dopo aver ricevuto la mail che attesta la vostra iscrizione a questo seminario. Invece, arrivando un po' più dentro quello che è il mio intervento, cioè l'intervento introduttivo della chiacchierata, guardiamo un attimo come sta funzionando, cos'è e come funziona la piattaforma Partecipa. E questa è l'home page. Sostanzialmente si tratta di una piattaforma di partecipazione pubblica. Sostanzialmente qui su Partecipa ci sono una serie di spazi partecipativi, adesso vedremo meglio di che cosa si tratta, attivati da pubblica amministrazione centrale. Solo pubblica amministrazione centrale, perché l'identità, il taglio redazionale, se volete, della piattaforma è stato questo sin da principio, cioè permettere a qualunque pubblica amministrazione centrale di attivare processi partecipativi, attivare, sperimentare. In alcuni casi ci sono molte amministrazioni che si sono affacciate per la prima volta al tema della partecipazione grazie a una consultazione su Partecipa. Questa cosa ci fa particolarmente piacere, perché da un lato diciamo, la piattaforma ha una funzione di servizio, ma dall'altro anche una funzione di divulgazione, di diffusione culturale del tema della partecipazione, sempre visto in logica di governo aperto. Due cenni storici: in realtà inizia ad avere qualche anno, nel senso che la piattaforma, così com'è, è stata lanciata il 5 dicembre del 2019 nell'ambito dello scorso piano nazionale di governo aperto del quarto. Il quarto piano nazionale di government, che si è concluso poco tempo fa. Si è concluso poco tempo fa, e tra le varie attività ne aveva una dedicata alla partecipazione pubblica. Uno dei prodotti era appunto la piattaforma Partecipa, un altro erano le linee guida per la consultazione pubblica e un altro consultazioni.gov.it, che è il portale nazionale che raccoglie le consultazioni. La piattaforma, come vi dicevo, è stata sviluppata nell'ambito del quarto piano nazionale per il governo aperto. In questo momento siamo nel quinto, quindi questo piano si è concluso e siamo passati al successivo, che peraltro è stato discusso anche attraverso la piattaforma Partecipa. Quindi in qualche maniera Partecipa segue le attività del Dipartimento della Funzione Pubblica su tutto quello che riguarda il governo aperto, e fa da supporto alla definizione di questa politica pubblica. Due cenni tecnici: la piattaforma è sviluppata e basata su una versione del software Decidim, brevissimo inciso, è una piattaforma sviluppata dalla Municipalità di Barcellona nell'ambito di un Horizon, quindi un progetto europeo
già qualche anno fa. La piattaforma, proprio perché è sviluppata all'interno di un bando pubblico, è open source, è mantenuta dalla Municipalità di Barcellona, quantomeno il gruppo risiede soprattutto lì, però come ogni progetto open source è alimentata da vari gruppi di lavoro in giro per il mondo. Ha delle caratteristiche peculiari, che sono le cose che in qualche maniera ci hanno orientato verso questo software, nel momento in cui abbiamo deciso di fare una valutazione su quali potessero essere i software migliori per alimentare una piattaforma forma di partecipazione pubblica come partecipa. Probabilmente la caratteristica peculiare, la cosa che ce l'ha fatto, che c'è in qualche maniera l'aspetto che ci ha sedotto di più del software Desidim, è il fatto di poter essere estremamente modulare, nel senso che la piattaforma consente di immaginare spazi e percorsi di partecipazione attraverso delle componenti che possono essere montate a seconda di quelle che sono le esigenze di partecipazione. Quindi in questo momento, anche scorrendo le consultazioni su Partecipa, vi renderete conto che a seconda di quella che è la necessità, a seconda di quello che è il feedback che le pubbliche amministrazioni intendono ottenere dagli utenti, si utilizzano sistemi diversi, strumenti diversi. Magari li vediamo un po' meglio nel dettaglio, quantomeno ne avrete idea guardando le presentazioni successive alla mia. L'altra cosa invece centrale per quello che riguarda Desidem è una forte aderenza al GDPR, al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, soprattutto alla logica di privacy by default e by design e al cosiddetto principio di minimizzazione. Tendenzialmente Desidem chiede agli utenti soltanto qualche informazione assolutamente basica come nome, cognome, indirizzo mail e nickname, che è indispensabile per tracciare gli utenti nel momento in cui partecipano. Gli elementi dello spazio partecipativo, in questo senso intendo tutte quelle due, tre, quattro cose indispensabili per qualunque processo partecipativo attivato sulla piattaforma Partecipa. Ho preso una consultazione esempio, che è questa qui, che si è conclusa qualche tempo fa, verso il nuovo Piano Nazionale per la Famiglia, dove in questo caso i colleghi del Dipartimento per le politiche della famiglia dovevano immaginare e stavano progettando una politica pubblica, quindi Partecipa nel loro caso è servito a raccogliere un punto di vista esterno su una politica che stavano in quel momento era in oggetto di dibattito e sarebbe stata approvata con legge. In questo caso c'è, per questa consultazione e per tutte le consultazioni attivate su Partecipa, una home page della consultazione, cioè una pagina che racconta in maniera sostanzialmente abbastanza breve, una cartella e mezzo, di che cosa si tratta, le ragioni per cui un utente dovrebbe partecipare, i riferimenti principali dell'amministrazione che l'ha promossa. Altro elemento caratteristico sono le cosiddette fasi, cioè Partecipa immagina i processi di partecipazione appunto come processi, cioè come che si sviluppano nel tempo e che possono avere obiettivi diversi a seconda della fase in cui sono articolati. Anche qui è una caratteristica, certa, e questo è uno di quei casi in cui metodologia e tecnologia in qualche maniera si incrociano, cioè metodologicamente è opportuno che le consultazioni abbiano momenti diversi a seconda di quello che è il feedback, del modo in cui vogliono costruire il feedback, le istanze e le proposte dei partecipanti. Allo stesso modo, la piattaforma associa in maniera univoca ogni elemento partecipativo alla fase in cui è portato avanti. Per elemento partecipativo intendo quest'altra caratteristica tipica di ogni consultazione che si svolge su Partecipa, cioè il modulo attraverso cui avviene l'interazione. In questo caso si trattava di una consultazione a proposte, quindi tutti gli utenti, dopo aver fatto login, potevano candidare la propria proposta e raccontare la propria istanza, la propria storia, il proprio punto di vista. In altri casi abbiamo scelto di utilizzare altri moduli, ad esempio il modulo questionario, in altri casi ancora abbiamo utilizzato il modulo testo commentabile. La cosa interessante, l'aspetto più interessante è che tutti questi moduli sono estremamente scalabili, nel senso che la singola proposta può avere ad esempio un limite di caratteri, può consentire gli allegati, può consentire di essere votata, può essere alimentata dai commenti di altri utenti. Tutto questo insieme di cose, Desidim come software e Partecipa come piattaforma, lo fanno in maniera abbastanza agevole in fase di progettazione. Quindi diventa comodo per un'amministrazione immaginare un processo partecipativo anche piuttosto articolato. Altro elemento caratteristico di ogni consultazione su Partecipa è il report. Report finale, sostanzialmente si fa il punto di quello che è successo durante tutto il processo partecipativo e potete immaginarlo come un momento di
Certamente di trasparenza, certamente di accountability dell'intero processo decisionale che in qualche maniera è tracciato attraverso la consultazione che si svolge su più partecipa, ma anche un po' come momento di apprendimento collettivo in cui l'amministrazione tira un po' le somme di tutto quello che è avvenuto, di tutte le istanze, i punti di vista, i feedback dei partecipanti alla consultazione e le rende come patrimonio comune. Chiaramente tutti i report sono assolutamente disponibili e scaricabili dalla piattaforma partecipa. Questo per raccontarvi più o meno come funziona, cosa intendiamo per processo partecipativo attivato su Partecipa. Andiamo un po' più nello specifico, cerco di andare quanto più rapidamente possibile, provo a raccontarvi come funziona invece attraverso questo grafico, nel senso che Partecipa è una piattaforma gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e Riforme Istituzionali. Noi come Format cerchiamo di dare una mano e sostanzialmente la sequenza è questa qui, cioè una pubblica amministrazione interessata a promuovere il proprio processo partecipativo su Partecipa, invia una richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica. A quel punto noi come gruppo di lavoro, più o meno le persone che vedete coinvolte in questo webinar, cioè io, Sabrina, Elisa, proviamo a farci una chiacchiera, una ragionata con l'amministrazione che, come dicevo prima, magari è la prima volta, la prima volta che progetta un processo partecipativo, quindi ha l'idea, cioè un'idea abbastanza precisa di quello che può essere l'esito, però dal momento della prima volta è un po' meno focalizzata su come ottenerlo. Quindi c'è una fase di coprogettazione che tendenzialmente facciamo a quattro mani. Noi come Formez Dipartimento Funzione Pubblica e Pubblica Amministrazione che sta promuovendo il percorso partecipativo, e a quel punto proviamo a unire tecnologia e metodologia ancora una volta, cercare di disegnare uno spazio partecipativo quanto più funzionale possibile. Successivamente, una volta che tutto funziona e che è chiaro come deve funzionare, la consultazione parte, viene resa pubblica, quindi c'è un lancio in cui in questo caso il contributo più grosso è appunto quello della promozione, cioè rendere noto il fatto che questa consultazione è partita. Una volta che la consultazione si conclude, sempre lato nostro, concludiamo, cioè spegniamo tutto quello che c'è da spegnere, estraiamo i dati che gli utenti hanno generato attraverso il proprio contributo, lo restituiamo alla pubblica amministrazione e arriviamo alla definizione di quel report finale che vi mostravo prima, cioè un documento che è sostanzialmente sviluppato in tre parti, cioè in una prima parte si fa un po' il punto di tutto quello che è successo, una seconda parte si guarda la consultazione in maniera un po' più analitica, cioè si danno numeri puntuali su tutto quello che è avvenuto, e infine la terza parte, se volete quella più interessante e sostanziosa, in cui una pubblica amministrazione conclama quello che ha preso, cioè quale sarà l'impatto sulla decisione dei contributi arrivati attraverso la piattaforma Partecipa. Ma più o meno sono questi i passaggi che contraddistinguono ogni consultazione che si è avviata finora su Partecipa. In realtà sono state 24, considerate che se andate sull'homepage di Partecipa non trovate proprio questo numero, perché alcune consultazioni sono private, quindi rivolte a un determinato numero di utenti, quindi non tutti vedono tutto, però di base, fidatevi, sono state 24 finora, attivate da 9 amministrazioni diverse, come vedete è abbastanza variegato, funzione pubblica, trasformazione digitale, Ministero per la Cultura, insomma ne abbiamo avuto un bel po', e ancora una volta, lato nostro, vi lascio immaginare quanto possa essere faticoso e interessante allo stesso tempo immaginare spazi partecipativi per soggetti che hanno obiettivi molto molto diversi l'uno dall'altro. Quindi su questo probabilmente dal mio punto di vista è una delle caratteristiche più interessanti della piattaforma, questo fatto di riuscire ad adattarsi di volta in volta a esigenze molto diverse l'una dall'altra. Guardando invece un po' più alle analytics, più o meno è una piattaforma che non fa tantissimi accessi, nel senso che più o meno siamo sui 10.000 accessi mese, non sono proprio tantissimi, però come vedete in questo grafico, chiaramente i picchi corrispondono ai lanci, cioè nel momento in cui l'amministrazione lancia una nuova consultazione, il numero di utenti che accede è molto molto ampio. Altra caratteristica interessante, a mio avviso, di questo sito, guardando dal punto di vista degli analytics, lo vedete sul sistema operativo utilizzato, che la maggior parte degli utenti, a differenza di quello che avviene con la stragrande maggioranza dei siti web, accedono da desktop, nel senso è un sito su cui gli utenti accedono per metterci mano, per lavorarci in qualche modo. Quindi molti non navigano dal cellulare per informarsi, ma molti, molti utenti lo navigano da computer proprio perché ci devono mettere mano, e quindi è un po' diverso. Guardiamo invece in conclusione del mio intervento come gli utenti interagiscono con la piattaforma Partecipa. Anche qui
Parto da un po' di dati per raccontarvi com'è che funziona. Considerate che finora abbiamo sulla piattaforma Partecipa 29.000 utenti iscritti, sono parecchi anche perché avendo avuto amministrazioni molto diverse l'una dall'altra, accade che ci siano degli utenti che si registrano una prima, poi magari non tornano a frequentare la piattaforma solo più avanti. Insomma, nel corso del tempo abbiamo raccolto molte adesioni ed è una cosa particolarmente interessante che ci fa molto piacere. Gli utenti al momento hanno generato sulla piattaforma Partecipa un migliaio di proposte, sono tante, nel senso che a seconda di consultazioni diverse sono arrivate parecchie proposte e quindi ancora una volta ci piace rimarcare l'aspetto di dialogo tra amministrazione e cittadini sulla piattaforma Partecipa. Queste proposte hanno avuto 14.000 voti, che è uno strumento di interazione che mette a disposizione la piattaforma, e circa 700 commenti. Quindi ancora una volta per dirvi come è interessante che il dialogo avvenga sia in maniera verticale tra amministrazione e cittadini che in maniera orizzontale in alcuni casi tra gli stessi utenti, cioè gli utenti della stessa consultazione. Un altro componente partecipativo attivabile su Partecipa sono i questionari, ne sono stati compilati al momento 4.500, è una modalità abbastanza diversa di interazione dei cittadini con la piattaforma, però di base più o meno queste sono tutte le interazioni che sono venute in questo momento sulla piattaforma Partecipa. E invece, forse ancora più interessante, almeno dal mio punto di vista, è vedere come gli utenti utilizzano la piattaforma, nel senso, come vi dicevo prima, per principio GDPR, per principio di minimizzazione, noi possiamo vedere i dati consultazione per consultazione. Quindi ne ho presa una particolarmente rappresentativa per darvi un po' il mood, le modalità con cui gli utenti interagiscono con la piattaforma. Questo è un percorso abbastanza tipico. Qui vedete il numero di proposte che sono arrivate su questa consultazione, che era verso una piena inclusione delle persone con disabilità, e vedete, succede praticamente sempre che la maggior parte degli utenti tendono a interagire con la piattaforma, consultazione nell'ultima settimana, insomma, cioè uno tende a rimandare, a procrastinare l'invio del proprio contributo, salvo poi ricordarsi che sta scadendo e quindi cioè, come succede a tutti, insomma, più o meno come quando è una consegna. E, ugualmente interessante invece è il momento in cui gli utenti scelgono di partecipare, cioè si siedono davanti al computer e inviano la loro proposta. Curiosamente avviene soprattutto di sabato e di domenica, questo per dirvi che tendenzialmente chi partecipa alle consultazioni lo fa in qualche maniera anche mosso da un senso civico di volontà di partecipazione, quindi al di fuori dell'orario di lavoro, mentre più in basso vedete una mappa di calore chiamata in questo modo con gli orari della giornata e potete vedere quando è che arrivano la maggior parte delle proposte. Anche qui è curioso che ci siano persone che evidentemente soffrono di insonnia, che alle 4 del mattino piuttosto che alle 11 di sera si mettono a scrivere proposte su Partecipa, però questo per darvi un'idea di quanto di come viene utilizzata la piattaforma anche da parte degli utenti e attraverso quali modalità poi si arriva a quel report finale, si arriva a generare dei contributi da parte degli utenti. Detto questo, io credo di aver finito questa parte iniziale, ringrazio ancora una volta tutti per questa chiacchierata, passo la parola a Carolina, aspetta Carolina che interrompo la mia condivisione così tu hai modo di far partire la tua e poi Sì, sgancio il mio microfono. Ti sentiamo. buongiorno a tutti. Ti ringrazio Gianfranco per la parola. Allora, sto provando a condividere. Voi vedete, vero? No, in questo momento non vediamo ancora. Ok. Guarda, il tasto è condividi schermo, quello in verde, perfetto, perfetto, mi Eccoci sono qui. lanciato tutto schermo. Ok, aspettate che ho il doppio schermo e quindi è meglio. Allora, io ti ringrazio Gianfranco già. Carol, ok. Sì, lancio a tutto schermo. Sei in vista relatore però, quindi vediamo un tutto schermo dal tuo punto di vista, forse stai lanciando su uno schermo là. Guarda, se vuoi puoi anche proiettarla, senza lanciarla, così vediamo l'intorno, però comunque vediamo le slide. Ok. Mi dispiace per questo contrattempo. Chiaramente noi abbiamo fatto Non può prove 5 esserci. minuti prima della cosa e funzionava tutto perfettamente. Era andata bene, forse ecco. Io ne Provo approfitto di per nuovo. rispondere. Sì, Ecco guarda, qui. sì, puoi Ora va anche aumentare. meglio.
ora va meglio, piuttosto forse puoi anche lasciarla più o meno così o togliere qualcosa, tanto più o meno credo si legga. E vabbè, mi Ok. dispiace, era andata bene la prima, era andata bene Va questa no. bene Però uguale. l'importante è che si veda. Allora, innanzitutto io ringrazio e presento una consultazione che, come diceva Gianfranco, è in corso sulla piattaforma Partecipa, si chiama Facciamo Semplice l'Italia. Si tratta di una consultazione che in realtà è sulla piattaforma da 3 mesi. In sostanza è partita il 18 febbraio e scadrà proprio il 19, il 18 maggio, quindi le persone hanno la possibilità di parteciparvi fino a domani. Di cosa tratta Partecipa? Innanzitutto potrei dire di semplificazione amministrativa, no? Cioè di cosa tratta la consultazione? Scusatemi, facciamo semplice l'Italia, ossia di semplificazione amministrativa. Si tratta di una consultazione pubblica che non è su una specifica politica, ma su un ampio e trasversale tema di semplificazione amministrativa. È richiesto l'intervento di tutti quanti abbiano a che fare con la burocrazia, quindi immaginatevi praticamente ciascuno di noi. E l'obiettivo è proprio di ascoltare soprattutto singoli cittadini, singole imprese, singoli dipendenti pubblici. La consultazione è stata progettata e lanciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e in particolare dall'Ufficio per la Semplificazione e la Sburocratizzazione, che è un ufficio che all'interno del Dipartimento della Funzione Pubblica si occupa da ormai tantissimi anni di provare a semplificare, a snellire la burocrazia. In particolare, questa iniziativa è gestita anche in collaborazione con un progetto PON del Formez, che si chiama Delivery Unit Nazionale, di cui io stessa faccio parte. In sostanza, questa è la consultazione pubblica Facciamo Semplice l'Italia, è uno degli strumenti che l'ufficio sta utilizzando per poter arrivare a raggiungere un obiettivo molto ambizioso fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è quello di semplificare 600 procedure entro il 2026. È un obiettivo tanto ambizioso, con una prima tappa fissata al 2024 per la semplificazione delle prime 200 procedure. Quindi, tra i tanti strumenti a disposizione dell'ufficio, questa consultazione pubblica è stata soprattutto lanciata per arrivare a tastare un po' il polso del paese sul tema delle procedure burocratiche. In particolare, infatti, la consultazione pubblica è uno strumento che, devo dire, e parto da un dato storico, l'Ufficio per la Semplificazione e Sburocratizzazione utilizza da sempre, nel senso che la prima consultazione, come vedete nel riquadro in basso, vi ho fatto un po' un elenco delle consultazioni svolte dall'ufficio nel corso di questi anni. La prima consultazione è stata fatta nel 2007, c'erano allora i piani annuali di semplificazione nel 2008, poi c'è stata una grande iniziativa nel 2009, Burocrazia Diamoci un Taglio, che appunto aveva il tema proprio di semplificazione delle procedure amministrative e che è durata 3 anni. Dopodiché si sono alternate altre consultazioni, una consultazione dedicata ai dipendenti pubblici, un'altra consultazione, anche questa che ha riscosso molto successo, che è 100 procedure da semplificare nel 2013, e poi infine un nuovo ciclo di consultazioni legato all'agenda per la semplificazione a partire dal 2015 fino al 2020 con Semplifichiamo, che è stata la prima consultazione che ha sfruttato la piattaforma Partecipa proprio al suo lancio.
era una delle consultazioni presenti al lancio, e poi in ultimo questa in corso che facciamo semplice in Italia. Vi ho fatto la carrellata per dire che la consultazione pubblica è da sempre stato utilizzato a sostegno delle politiche di semplificazione. Un'idea che viene anche dalla Commissione europea, comunque che ha un respiro europeo. Perché viene utilizzata la consultazione pubblica? Direi che la consultazione dà due valori aggiunti alla semplificazione. Innanzitutto consente come dicevo prima, tastare il polso al paese, ossia di capire dove sono le complicazioni più fastidiose in un determinato momento. Io ho avuto la fortuna di seguire molte di queste consultazioni e vi assicuro nel corso del tempo il sentire delle persone che rispondono si modifica, perché si modifica il paese, si modifica anche la sensibilità dei cittadini verso la pubblica amministrazione. Questo significa che utilizzare la consultazione pubblica per più volte nel corso del tempo è servito all'ufficio per la semplificazione per capire dove stavano andando le esigenze del paese nel corso di tutti questi anni. Un altro aspetto interessante è cercare di capire anche le esperienze del singolo cittadino, ossia esistono tanti strumenti di coinvolgimento e di ascolto, ovviamente anche dal vivo degli esperti di settore, delle associazioni rappresentative che si affiancano in genere alla consultazione pubblica, e ognuno di questi strumenti, cioè di questi metodi, consente di avere un ritorno informativo diverso. La consultazione pubblica consente di avere un ritorno informativo su quelle che sono le esigenze di persone comuni, solitamente, cioè di persone che non possono avere voce nelle politiche pubbliche, ma riescono a ottenerla quando partecipano, appunto, soprattutto attraverso le consultazioni pubbliche. Quindi il valore aggiunto direi che c'è sempre stato, e quindi si conferma: la consultazione è uno strumento che viene molto utilizzato per la semplificazione, e in particolare questa iniziativa ha dietro l'esigenza dell'ufficio, ha dietro due bisogni praticamente dell'ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione, al di là del raggiungimento dell'obiettivo e delle 600 procedure. Il primo bisogno è capire appunto quali sono attualmente, in questo momento, le procedure più irritanti. Noi siamo in un contesto storico particolare, appunto c'è bisogno di portare avanti il paese, di portarlo via dalla crisi, e quindi dobbiamo capire dove sono i colli di bottiglia, i procedimenti molto complessi che impediscono di fare imprese, oppure impediscono ai cittadini di dedicarsi a ciò che è importante nella loro quotidianità. E quindi bisogna capire dove sono le esigenze di semplificazione e dove si annidano le criticità principali, quindi procedure e criticità di queste procedure, quindi l'esigenza di entrare proprio nel dettaglio di cosa non va attualmente nella burocrazia. Una seconda esigenza è raccogliere idee di semplificazione che non siano idee teoriche che rischiano di rimanere sulla carta, di non riuscire a essere adeguatamente attuate, oppure di trasformarsi poi nella prassi. Servono idee concrete che riescano a fare leva sull'esperienza quotidiana di utenti dell'amministrazione, considerabili come appunto singoli cittadini, singole imprese, professionisti, ma anche operatori, chi conosce e maneggia le procedure e sa dove si possono annidare i problemi e come si potrebbero risolvere, oppure che li hanno già risolti e vogliono condividere la propria esperienza.
Noi abbiamo fatto una scelta, ora come diceva Gianfranco, la piattaforma dà a disposizione diversi possibili strumenti. Noi abbiamo fatto una scelta di utilizzo di quattro questionari. La piattaforma ci ha consentito di aprire quattro questionari contemporaneamente. Ognuno è dedicato a un particolare target, inteso come destinatario, no? Tipologia di destinatario. C'è un questionario dedicato ai cittadini, questionario dedicato a imprese e professionisti, questionario dedicato invece a dipendenti pubblici e questionario dedicato invece alle pubbliche amministrazioni, intese proprio come organizzazioni. Perché abbiamo scelto di fare quattro questionari diversi, perché tra di loro sono per appunto diversi. Ora stiamo parlando tecnicamente della piattaforma, la piattaforma consente di sviluppare diversi tipi di domande, come succede con i tool appunto di costruzione dei questionari, quindi domande a risposta chiusa e domande a risposta aperta. E noi avevamo l'esigenza di chiedere cose diverse persone diverse che hanno anche un tipo di approccio alla burocrazia diversa e che possono dare informazioni e dati differenti. Vi faccio solo l'esempio della differenza che ci può essere tra un'impresa, quindi da un approccio, un punto di vista di una singola impresa e l'approccio, il punto di vista invece di un dipendente pubblico. Quindi i questionari sono stati proprio stesi in modo diverso per singola categoria. Io qui vi mostro se riuscite a vederlo, un questionario dedicato ai cittadini che vedete richiede per esempio di spiegare in breve quale sia l'oggetto della segnalazione con una risposta, con una domanda a risposta aperta, poi seguono una serie di domande a risposta chiusa che sono molto utili per la semplificazione, nell'ambito della semplificazione, perché consentono un po' di capire di che cosa sta parlando, no? Chi partecipa, ossia di chiedergli, per esempio, a quale evento di vita fa riferimento la segnalazione che si sta inviando. Capirete che la semplificazione riguarda tutti i settori di regolazione, quindi si va dal pagare le tasse, a ottenere un certificato anagrafico, frequentare la scuola, affrontare un processo. Oppure avere a che fare con la propria disabilità o proprio, o la propria salute. Ed è necessario in questo caso, almeno l'esperienza ci ha dimostrato che è importante dare delle categorie che poi servono a distinguere le osservazioni che arrivano l'una dalle altre, insomma, per gruppi tematici. E poi, dopo risposte chiuse per categorizzare appunto la segnalazione, serve dare spazio, almeno quello serviva in questo momento. Dare spazio all'innovazione, ossia alla descrizione accurata del problema che si è incontrato avendo a che fare con la burocrazia e la descrizione accurata della proposta che si vuole fare. E in questo abbiamo utilizzato le domande a risposta aperta che ci offriva la piattaforma. In ogni questionario, come vi dicevo, è diverso dall'altro, c'è ancora modo appunto di navigare o di partecipare se siete interessati e ovviamente per esempio per i dipendenti pubblici c'è la domanda sulla normativa di riferimento, sulla esistenza o meno di best practice riguardo a una specifica segnalazione, per dirvi una domanda che invece non c'è nelle imprese in cui c'è un pochino più attenzione verso l'anagrafica. Io qui vi ho nella parte sinistra
vi ho elencato la struttura, cioè gli elementi comuni dei questionari che ora sono sulla piattaforma. Entro un po' nel merito, insomma, per entrare anche nella metodologia che abbiamo utilizzato. Ecco. Quindi, settore o ambito di riferimento, come dicevo prima, problematica descritta con un campo aperto, tipo di problematica, risposta chiusa, proposta, un campo aperto, e poi il ruolo della digitalizzazione e, come vi accennavo, un'anagrafica. Anche l'anagrafica è particolarmente importante per la semplificazione perché in un'ottica, senza scendere troppo nel dettaglio, di necessità che gli adempimenti siano proporzionati, per esempio alla dimensione dell'impresa o al rischio, e quindi è importante capire se chi scrive come impresa grande oppure piccola. È importante capire la regione di appartenenza dell'impresa, perché a volte la normativa su molti aspetti cambia di regione in regione, a volte di comune in comune, e quindi bisogna scendere nel dettaglio di queste informazioni per poter fare in modo che poi chi legge le segnalazioni che arrivano possa contestualizzarle. Io direi che insomma, non so se sono andata troppo veloce, però mi interessa anche capire quali sono le altre esperienze e le domande che eventualmente vorrete fare. Chiudo con quello che ci ha offerto appunto la piattaforma Partecipa, a parte la possibilità di scegliere il tipo di domande, no? Nell'ottica del questionario, ci ha dato anche la possibilità di fare attenzione alla privacy, come diceva prima Gianfranco, quindi chi legge le segnalazioni non riceve alcun dato dei partecipanti, se non quelli che i partecipanti scelgono di inserire nei testi, nei campi a risposta libera. Ed è uno dei motivi, il fatto che interessa conoscere bene la descrizione del problema e della proposta, è uno dei motivi per cui nel tempo l'Ufficio per la Semplificazione ha sempre utilizzato il questionario e non le proposte, per esempio, in chiaro, perché le persone, descrivendo i propri problemi con la burocrazia o dando le proprie proposte, potrebbero dare anche molti dati personali su temi anche particolari. E quindi l'uso del questionario, sia per gli aspetti di contestualizzazione, sia per gli aspetti di tutela della privacy, è stato riconfermato. E su questo io avrei finito, interrompo la condivisione e vi ringrazio. Non so se sono le domande eventualmente alla fine dell'intervento. Carolina, grazie mille. Nel frattempo chiedo a Mara di lanciare la sua di presentazione, aprire il microfono e approfitto ancora una volta per ringraziarti, soprattutto ancora una volta per tornare sugli elementi della piattaforma, come rilanciando quello che diceva Carolina un attimo fa. Vedete l'impostazione qua, cioè alla piattaforma non interessa chi espone il proprio contributo, interessa il contributo, quindi dal punto di vista della privacy tutte quelle informazioni semplicemente non vengono registrate, non vengono. Non ci interessa, cioè non è nella logica della partecipazione dare un nome e cognome a chi ha postato un questionario piuttosto che una proposta. La cosa che interessa è che la proposta e il questionario possano essere quanto più aderenti, cioè quantomeno possano avere una forma quanto più aderente possibile a quelle che sono le necessità della consultazione. A te, Mara. Grazie molte Gianfranco, grazie molte a tutti per questa possibilità di confronto e di discussione che fa sempre molto bene, e grazie soprattutto per tutto il lavoro fatto, che io proverò, al contrario di come diceva prima Gianfranco, probabilmente in maniera un po' poco efficace dal punto di vista della piattaforma, ma girato, diciamo, dall'utilità che questo progetto ha per noi, che è fondamentale. Quindi, diciamo, mi auguro di non omettere nessun elemento fondamentale nelle funzionalità di Partecipa. La prima questione è, perdonatemi, però davvero è un ringraziamento non formale, perché questo progetto, mettendo insieme il Dipartimento per la Funzione Pubblica e il Ministero per la Transizione Ecologica, anche grazie al lavoro incredibile del Formez, ci ha veramente consentito di fare un passo avanti notevole in una direzione che non è legata
soltanto, diciamo, alle logiche di consultazione, come un po' è nata in molti dei processi che sono stati strutturati su Partecipa, sono in qualche modo rivolti, ma adesso provo a raccontarvi il perché. Fa parte di un processo di partecipazione molto ampia e incrementale, con il quale, diciamo, abbiamo chiesto un enorme sforzo ai nostri partner per riuscire a sperimentare e anche, diciamo, provare a tirare fino al possibile le funzionalità della piattaforma e l'esperienza che si poteva in qualche modo costruire insieme. Parto dall'oggetto, è una politica pubblica un po' curiosa, nel senso che più che una politica pubblica di settore, è uno strumento di coordinamento per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite in Italia. Stiamo parlando della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata in prima battuta nel 2017 attraverso delibera CIPE, dopo la firma da parte dell'Italia appunto dell'Agenda 2030 nel 2015, è uno strumento di coordinamento delle politiche pubbliche e diciamo, degli strumenti di valutazione delle politiche pubbliche, quindi diciamo, costituisce un quadro strategico molto ampio, un quadro strategico, diciamo, fatto proprio come una struttura strategica di sostenibilità, quindi obiettivi, indicatori e strumenti di attuazione. Si basa, questo è uno degli elementi più rilevanti, sui quattro principi dell'Agenda 2030, tra cui l'integrazione e l'inclusione, quindi le dinamiche partecipative sono connaturate a questa politica e in qualche modo nel corso dal 2017, quando è stata approvata la prima volta, è attualmente in fase di revisione che si completerà nel corso dei prossimi mesi e questa fase di revisione ci ha consentito, attraverso il lavoro con il DFP, con il Formez e la sperimentazione della piattaforma Partecipa, davvero di strutturare uno spazio che adesso proverò a raccontarvi. Scusatemi, stiamo parlando nell'ambito di questa politica pubblica così ampia di una piattaforma, non una piattaforma in senso virtuale, ma di uno spazio per la partecipazione che viene richiesto da diversi elementi normativi, sia la delibera di approvazione della strategia, ma anche diverse direttive che si sono succedute nel tempo, come uno spazio di confronto permanente fra gli attori non statali, quindi soggetti della società civile e soggetti di impresa, soggetti, insomma, un universo abbastanza misto di organizzazioni. Un confronto permanente deve avere visibilità e valorizzazione, deve essere uno spazio di confronto anche su questioni problematiche, quindi diciamo di relazione e gestione di eventuali problemi connessi all'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. La struttura, il forum è disegnato, intanto è stato disegnato insieme ad alcune delle principali organizzazioni di rete del nostro paese, è finalizzato ad accompagnare l'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile nel tempo e quindi, diciamo, prevedendo dei percorsi di revisione triennale, la prospettiva è quella di un lavoro costante e, appunto, vi dicevo prima, incrementale, al contempo assicurando l'accompagnamento all'attuazione, ma anche costruendo uno spazio dove far emergere, dimostrare, affermare i soggetti e le pratiche della sostenibilità, quindi in qualche modo lavorare sulla visibilità di questi soggetti e del portato davvero rilevante che hanno nei confronti delle politiche del nostro paese e anche, insomma, riconoscerli in quanto tali, puntando sulle energie sociali e nell'incontro con le politiche pubbliche. Che cosa fa il forum? Sostanzialmente costruisce posizioni che contribuiscono alla definizione della posizione italiana nell'ambito dei negoziati europei e internazionali, contribuisce alla definizione del rapporto annuale sull'attuazione della strategia nazionale, dà indicazioni operative sull'attuazione della strategia e nasce anche, vi dicevo, come ambito in cui scambiare informazioni e promuovere azioni di networking fra le organizzazioni aderenti e fra le organizzazioni aderenti e le istituzioni, con due focus principali. Il primo è nella relazione fra gli diversi spazi e piattaforme attivate per il coinvolgimento degli attori non statali, in particolare a livello nazionale sui temi dell'Agenda 2030, il Forum per lo Sviluppo Sostenibile e il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, e in ambito territoriale, attraverso tutta una serie di azioni di accompagnamento di regioni, province autonome e città metropolitane, nella relazione fra il Forum nazionale e i fora territoriali che si sono attivati. Il forum è composto da circa 200 organizzazioni, si aderisce attraverso una scheda di adesione pubblica sul sito del MITE, che tenta di indagare le motivazioni dell'adesione e che quindi, diciamo, sulla base dell'interesse dimostrato, si capisce anche che possibilità c'è di includere l'attore all'interno del sistema di coordinamento del forum e ha un
focus dedicato a quello che viene dedicato ai percorso giovani per la sostenibilità, cioè un focus dedicato all'ascolto delle giovani generazioni e delle organizzazioni che per le giovani generazioni lavorano, in quanto, diciamo, trasversale a tutti i gruppi di lavoro del forum. Nell'ambito del processo di revisione, quindi di costruzione della nuova strategia per lo sviluppo sostenibile che si sta chiudendo, abbiamo identificato alcuni vettori, così li chiamiamo, a identificare delle condizioni abilitanti per attivare i processi di trasformazione verso la sostenibilità che l'Agenda 2030 prefigura, di cui uno dei fondamentali è la partecipazione per lo sviluppo sostenibile. Lo racconto soltanto perché il ruolo del progetto pilota e di OpenGov nel disegno del vettore, quindi diciamo nel disegno delle traiettorie che in qualche modo si occuperanno nei prossimi anni, ma anche nella struttura del nuovo vettore, è sostanziale, sia dal punto di vista della mappatura, quindi diciamo un approfondimento attraverso il progetto pilota, come vedremo tra poco, di chi sono e che necessità hanno gli attori che fanno parte del Forum per lo Sviluppo Sostenibile, dal punto di vista dell'accreditamento, perché è evidente che potersi confrontare e poter lavorare in un ambito come quello della piattaforma PartecipA, che è fortemente accreditato e contraddistinto da un sistema collaborativo istituzionale molto marcato, è molto rilevante per gli attori con cui lavoriamo, e anche perché la piattaforma ci consente di attivare dei percorsi di interazione fra il forum nazionale e quelli territoriali. Andiamo al progetto pilota. È strutturato, si diceva prima, c'è una forte necessità sia di attivare le funzionalità della piattaforma, ma anche di fare in modo che le amministrazioni possano, comprendere a fondo le possibilità che la piattaforma offre, quindi diciamo c'è stato un enorme lavoro di formazione da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, accompagnato dal Formez a noi, e tramite noi poi nelle prossime fasi si prevede di andare poi di allargare sia sugli attori del forum, cosa che è già stata fatta, sia sugli attori che partecipano alla rete dei tavoli territoriali con cui noi lavoriamo. E attraverso questo progetto pilota, sostanzialmente l'obiettivo del progetto era disegnare uno spazio sulla piattaforma PartecipA che in qualche modo potesse andare incontro a una serie di esigenze che il Forum per lo Sviluppo Sostenibile incontrava, alla luce degli obiettivi che il forum ha, e si è scelto di farlo attraverso una modalità laboratoriale molto spinta, da un lato, per il disegno dello spazio, e dall'altro di sperimentare questo spazio che era stato disegnato attraverso dei laboratori di confronto e di co-design, sperimentarlo su un oggetto concreto. L'oggetto concreto è la posizione del Forum per lo Sviluppo Sostenibile nei confronti del documento rapporto volontario nazionale che l'Italia presenterà a luglio alle Nazioni Unite nell'ambito del processo di monitoraggio dell'Agenda 2030, quindi una posizione internazionale del governo italiano nell'ambito del foro politico di alto livello delle Nazioni Unite, per il quale il forum ha lavorato a un cosiddetto position paper che è stato redatto in prima bozza da un gruppo di elaborazione e poi, attraverso l'utilizzo della piattaforma Partecipa, è stato posto all'attenzione e alla consultazione di tutti gli attori del forum. Indipendentemente dall'oggetto finale, che poi vediamo alla fine dell'intervento un po' qual è stato il livello di interazione, che secondo me è stato molto interessante, è la struttura del progetto che per noi è stata assolutamente rilevante, perché avendolo strutturato, intanto diciamo al contrario di come normalmente avviene per la piattaforma Partecipa, noi avevamo un problema, cioè dovevamo arginare limitare la partecipazione ad un insieme di attori che avevamo identificato a priori, quindi il forum ha 200 organizzazioni partecipanti, quindi è stato necessario individuare uno per uno tutti i partecipanti per la medesima organizzazione e delimitare uno spazio, il che non è esattamente nelle corde, no, della piattaforma in quanto tale. Quindi questo percorso di piegatura e della piattaforma sulla base dell'esigenza specifica ha fatto il paio con una serie di tappe per noi fondamentali. La prima, una survey che in qualche modo ha sollecitato di nuovo, perché il forum si avvale del supporto scientifico dell'Università La Sapienza, che in qualche modo ha accompagnato il suo lavoro nel tempo e aveva già sottoposto una survey di valutazione, ma questa ha in qualche modo finalizzato alla costruzione dello spazio, è riuscita a tirare fuori alcune necessità che il forum esprimeva e che noi siamo riusciti sono state per noi fondamentali da intercettare nella costruzione delle prossime traiettorie di lavoro. I laboratori in sé
di co-design sono stati degli ambiti e degli spazi di lavoro estremamente importanti per abilitare il forum in quanto piattaforma, oltre che per riuscire a disegnare lo spazio su Partecipa. E quindi diciamo l'intero progetto e l'intero accompagnamento che il Dipartimento e il Format ci hanno potuto regalare è stato per noi fondamentale per riposizionare e rilanciare il Forum per lo Sviluppo Sostenibile in una prospettiva di lavoro che da settembre in poi sarà, anche grazie allo spazio disegnato sulla piattaforma, completamente rinnovato. Quali sono gli ambiti che in qualche modo sono emersi dal progetto pilota attraverso la survey, attraverso i laboratori e la reportistica collegata? Tutta una serie di elementi che in qualche modo conoscevamo, ma che sono emersi con molta chiarezza. Alcuni di questi invece non ce li aspettavamo, cioè il fatto che tendenzialmente sia riconosciuto il forum come un elemento di prospettiva e una piattaforma che riesca a tenere insieme e a gestire la complessità delle policy rispetto allo sviluppo sostenibile, noi lo davamo per scontato, ma il fatto che fosse percepito in quanto tale e quindi lavorare su questa dimensione per noi è stato particolarmente importante. Lo spazio del forum, grazie a tutto questo lavoro, è online, quindi diciamo in questo momento è disponibile, è disegnato esattamente sulla base delle aspettative espresse dai partecipanti ai laboratori, quindi diciamo, e utilizza moduli della piattaforma diversi e li articola, diciamo piegandoli alle esigenze espresse nel corso dei laboratori di coprogettazione. Non entro nelle funzionalità di base, ma insomma nelle funzionalità specifiche, ma per noi la cosa fondamentale era garantire la possibilità di lavorare su documenti, e questo è garantito, garantire la possibilità di interazione fra i diversi gruppi di lavoro, perché molto spesso attiviamo discussioni, diciamo, trasversali rispetto alle peculiarità di ciascun gruppo, avere uno spazio assembleare ampio e avere, diciamo, la visibilità del lavoro del forum. Questo era l'altro tema fondamentale. L'oggetto, cioè il position paper che il forum su cui stanno lavorando per appunto la presentazione dell'Italia nel luglio del 2022 al foro politico di alto livello, la consultazione e quindi lo spazio, la sperimentazione dello spazio tra i partecipanti del forum ha funzionato particolarmente bene, non soltanto in termini di partecipazione, 74 partecipanti che hanno fatto accesso su 200 organizzazioni, mi sembra, diciamo, una percentuale particolarmente interessante dal nostro punto di vista, e soprattutto per la qualità dei commenti che sono stati inseriti, cioè davvero si dà la possibilità attraverso la reportistica dedicata, di cui, come vedete sotto, ritento sempre di riportare la fonte, ma la maggior parte dei materiali di questa presentazione derivano dal Format e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, quindi diciamo sono materiali assolutamente di lavoro, e che ci hanno dato davvero la possibilità di strutturare e posizionare questo documento all'interno del forum nella sua interezza. È una tappa di questo viaggio in cui siamo tutti impegnati, per la quale davvero non smetterò di ringraziarvi. Grazie. Grazie a te, anche perché erano statistiche, come dire, fresche di download, praticamente tirate giù dalla piattaforma proprio questa mattina. Quindi, grazie. Grazie di tutto. Giulia, chiederei a te di far partire la tua presentazione. Mi scuso con Giulia e con Elisa, siamo andati un po' lunghi su questa prima parte. Giulia, lascio a te la parola subito. Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti, grazie per l'invito di oggi. Io sono Giulia Bertone, faccio parte di una piccola realtà cooperativa che si chiama Pares e ci occupiamo di accompagnare enti locali, organizzazioni, territori nella re realizzazione di processi di partecipazione e di coprogettazione. E quindi noi in questa attività utilizziamo la piattaforma Decidim da un paio di anni, quindi non utilizziamo ovviamente Partecipa PA, perché, come diceva Gianfranco all'inizio, è uno spazio di partecipazione riservato alle amministrazioni centrali, ma utilizziamo il software Decidim in installazioni locali, che ci permettono quindi di attivare percorsi con gli enti locali e i territori. La utilizziamo in una versione molto simile a quella utilizzata da Partecipa PA, nel senso che le funzionalità sono praticamente le stesse. Qual è il senso del mio intervento oggi? Io vi ruberò, spero, al massimo 10 minuti per presentare alcune esperienze di uso locali, proprio per far capire anche le potenzialità di sviluppo di questa piattaforma, che potrebbe anche essere data in uso alle amministrazioni locali, no? Per supportare i processi di partecipazione. Sulla base di queste
di questi casi d'uso locali, proviamo a condividere alcune riflessioni sui punti di forza e sui punti di debolezza dell'utilizzo di questa piattaforma, e poi mi piacerebbe lanciare alcune piste di lavoro, alcuni spunti di lavoro per la piattaforma, visto che poi conclude anche Elisa della funzione pubblica. Dunque, noi stiamo utilizzando la piattaforma in tanti casi con dei comuni di piccole dimensioni, quindi i casi che vedete qua fanno tutti riferimento a esperienze di partecipazione realizzate nel territorio dell'Emilia-Romagna, peraltro finanziate dal bando regionale sulla partecipazione. E sono processi partecipativi di diverso tipo, no? Prima abbiamo visto il caso delle consultazioni, abbiamo visto il caso dell'assemblea che ci ha illustrato Mara poco fa. Noi lo stiamo utilizzando in ambito di percorsi differenti che fanno riferimento, ad esempio, alla rigenerazione di spazi pubblici, quindi stiamo raccogliendo alcune proposte in piccoli comuni, Sarmato in provincia di Piacenza, Palanzano in provincia di Parma, quindi un utilizzo della piattaforma per una raccolta di proposte di progettazione partecipata, di destinazione e di cosa fare di aree che sono interessate da processi di rigenerazione urbana. La stiamo utilizzando in processi per l'elaborazione di patti di collaborazione per l'amministrazione condivisa dei beni comuni e la stiamo sperimentando con successo, devo dire, in casi di bilanci partecipativi, in particolare nel comune di Vignola, in provincia di Modena, 25.000 abitanti, e anche in un'unione di comuni, no? Nell'ambito di un bilancio partecipativo riferito all'innovazione digitale del territorio, cioè un bilancio partecipativo che vuole selezionare le proposte di attuazione dell'agenda digitale locale. Allora, in tutte questi contesti utilizziamo la piattaforma in modo differente, anche con diverse intensità e diversi approcci. Questo per ricollegarmi un po' a quello che è già stato sottolineato, che la piattaforma è molto versatile e permette quindi di configurare diversi tipi di percorsi di partecipazione, ma anche all'interno dello stesso tipo di percorso di partecipazione, anche all'interno dello stesso processo, può essere utilizzata con finalità differenti. Nel senso che quando si parla di partecipazione, no, sappiamo che ci sono attività differenti, partecipative, con finalità partecipative diverse, intensità diverse. Abbiamo in mente tutti la scala della partecipazione, dall'informazione alla coprogettazione, e in tutti questi livelli di partecipazione la piattaforma può avere un senso importante. Quindi molto velocemente abbiamo visto quanto è versatile per fare quell'attività di informazione, di trasparenza, che è il livello base, no? Di qualsiasi attività di coinvolgimento e di partecipazione civica. Quindi noi utilizziamo con discreta soddisfazione alcuni componenti, che sono quello degli incontri, che ci permettono, che ci permettono di restituire online quello che magari è avvenuto in un incontro fisico, perché è sempre, ovviamente poi dopo la pandemia questo è stato molto più diffuso, no? L'approccio ibrido alla partecipazione, per cui abbiamo attività che vengono svolte offline, attività che vengono svolte online, e lo strumento che ci mette a disposizione la piattaforma DCDIM ci permette di riportare online quello che è avvenuto offline, quindi è molto forte DCDIM nel mettere a disposizione questi strumenti, che ci permettono, attraverso anche immagini, pagine, statistiche, pubblicazione di report, no, di informare i partecipanti a un evento partecipativo, quindi a un'assemblea, a un workshop, quali sono stati gli esiti di quell'intervento, di quell'attività. Scusate, qua mi sono persa, ritorno di qua.
Sempre nell'ambito dell'informazione e della trasparenza, stiamo sperimentando un componente interessante che è quello dell'accountability, no? Che ci permette di attivare degli spazi online per monitorare l'implementazione di piani, programmi. E ad esempio lo stiamo facendo nell'ambito del monitoraggio dei progetti vincitori di un bilancio partecipativo. Quindi un altro strumento interessante che potrebbe essere adottato, questo anche a livello delle amministrazioni centrale, è lo strumento dell'accountability, che in modo anche abbastanza flessibile permette di configurare spazi online per seguire l'esito, no? Quindi la fase di implementazione di una decisione. In questo caso si tratta della realizzazione di progetti vincitori del bilancio partecipativi, quindi per ogni progetto qua, ad esempio, è stata costituita una pagina con questo strumento che permette di comunicare uno stato di avanzamento, anche qua inserire immagini, video per raccontare anche l'evoluzione del progetto attraverso dei piccoli aggiornamenti che gli amministratori hanno la possibilità di pubblicare. Quindi diciamo che un primo livello molto accessibile anche è quello dell'informazione e della trasparenza. Noi ovviamente utilizziamo la piattaforma, l'abbiamo utilizzata in modo massivo proprio per la raccolta di proposte all'interno di tanti percorsi di coprogettazione e anche tipica raccolta di proposte dei bilanci partecipativi. Quindi la utilizziamo sia come strumento, come spazio per una condivisione pubblica di proposte online e questo ad esempio è un esempio di raccolta di proposte proprio sul digitale, ma utilizziamo anche il componente proposta per riportare online, vedete, il lavoro di raccolta proposte che facciamo, che può essere fatto fisicamente nei workshop. Noi spesso lavoriamo con i post-it, in questo caso abbiamo riportato online attraverso il componente proposal che ci permette anche di indicare la provenienza del workshop in cui sono state raccolte queste proposte, i contributi espressi dai cittadini. Un'altra funzionalità interessante che mi pare che potrebbe essere utile anche nei casi, in tanti casi che abbiamo ascoltato prima, è quella della restituzione pubblica di una valutazione di fattibilità sulle proposte, nel senso che il modulo proposal è veramente molto complesso e molto molto configurabile, ha al suo interno tante funzionalità interessanti che davvero fanno la differenza da progetto a progetto, da processo a processo. Ad esempio, questa funzionalità di risposta pubblica su una proposta è una funzionalità molto molto avanzata, a mio avviso, molto interessante per dare una restituzione, no, all'interno di un percorso, qua siamo in un bilancio partecipativo, ad esempio, di verifica di fattibilità di alcune proposte, c'è questa funzionalità che permette ai valutatori, a quelli che sono gli owner del processo di partecipazione, di dare una risposta pubblica, sia nel caso che sia accettata. Vedete qua abbiamo lo screenshot del backend, che poi si trasforma in un frontend verde, sia nel caso questa proposta non venga accettata perché è giudicata all'interno di un percorso, di un patto di partecipazione ben definito e condiviso, venga considerata non realizzabile. Siamo qua nell'ambito di un processo di bilancio partecipativo e questa funzionalità per noi è molto preziosa proprio per i bilanci partecipativi. Ovviamente anche la parte più di selezione e voto delle proposte secondo noi è molto interessante in Decidim e può essere configurata in diversi modi, cioè è possibile attivare non solo processi quindi consultivi, ma anche di selezione e di voto, no? Ad esempio questo è lo strumento che
è stato implementato per gestire la fase di voto nei processi di bilanci partecipativi, in cui viene offerta ai partecipanti un carnet di proposte, ognuna con un suo costo, e possono selezionare le diverse proposte fino con costi diversi fino a raggiungere un budget totale a disposizione. Ma la selezione di proposte può essere fatta anche con il voto, quindi cioè è proprio necessario capire processo per processo, no, qual è lo strumento migliore che la piattaforma mette a disposizione, e la scelta di uno strumento piuttosto che un altro può davvero fare la differenza. Per questo serve quello che all'inizio è stato accennato come un approfondimento proprio sulle competenze di design e di scelta di disegno proprio dello spazio, che prevede anche una scelta accurata degli strumenti, delle funzionalità che si intendono attivare. Poi stiamo sperimentando la piattaforma per la realizzazione di petizioni online, e in particolare il Comune di Vignola avvierà una sperimentazione a breve con Decidim per un istituto della partecipazione tradizionale che tutti i comuni hanno all'interno del proprio penso, no? Del proprio regolamento sulla partecipazione, e che ha grandi possibilità di sviluppo online. Milano su questo sta già sperimentando lo stesso software da circa un anno. Ecco, sulla base di queste esperienze ho provato a mettere in fila alcune criticità della piattaforma e alcuni punti di forza che mi pareva utile condividere con voi. Parto ovviamente dalle criticità, così poi finiamo con i punti di forza. Decidim, è stato detto prima, è un progetto sperimentale, è un progetto che è avviato da qualche anno, ma ovviamente non ha alle spalle la forza e diciamo così anche le risorse, no, che hanno le piattaforme a cui siamo abituati come esperienza d'uso, no? Penso a Google, e quindi dal punto di vista dell'experience, della user experience, è sicuramente migliorabile. Ci siamo trovati tutti forse a imprecare, no? Perché quel bottone non era come lo volevamo noi, la posizione di quel tasto poteva essere migliorata. Quindi sicuramente da questo punto di vista ci sono delle criticità che non sono ignorabili e che a volte possono anche impattare. Per far fronte a questo è ovviamente utile conoscere quali sono le alternative d'uso per cercare di ovviare e arginare gli ostacoli che si presentano. Poi sicuramente forse presenta come piattaforma una personalizzazione grafica limitata, nel senso che a meno che di non investire in grandi risorse, che però gli enti locali non hanno ovviamente a disposizione, i siti fatti con questo software sono più o meno sono molto simili. E poi lo diceva prima nel suo intervento Gianfranco, è fatta con un software che è Rubino Rails, che non è molto conosciuto, non è tanto diffuso, e forse c'è anche una scarsa documentazione, per cui è vero sì è open source, però per entrare e per modificarla come la vorremmo non è così semplice. Però presa e installata, e qua passo ai punti forti, presa, installata senza troppe modifiche, dà delle soluzioni a mio avviso più che accettabili, nel senso che con risorse limitate è possibile avere uno spazio partecipativo digitale online di qualità che permette di fare tante cose, perché si diceva prima permette una discreta configurabilità dei processi, è una piattaforma modulare, e quello che forse più ci interessa qua è il fatto che ha un progetto, una visione della partecipazione avanzata dal punto di vista del valore che dà alla trasparenza, alla privacy, e quindi mi piace sempre far vedere questo spot che hanno messo a disposizione, We Take Democracy Very Seriously, no? Quindi è un software che ci vede lungo da certi punti di vista, e poi ha questa community di sviluppatori alle spalle che è molto attiva su GitHub e che continuamente rilascia aggiornamenti che migliorano la piattaforma. Ora quindi vengo
agli spunti di lavoro e alcune domande che vorrei lasciare poi a chi mi segue nell'intervento e anche a tutti gli altri relatori al pubblico, no? Desidim ha la possibilità di essere installata in modalità multi-tenant, cioè permettere da un'installazione unica di essere utilizzata da più organizzazioni. Allora mi chiedo se ci può essere un modo e quale può essere l'architettura di questo multi-tenant, perché molti enti locali, cioè noi stiamo fornendo questa piattaforma nei processi che stiamo supportando come cooperativa, ma sarebbe molto molto utile che ci fosse un sistema per cui i singoli enti pubblici, locali, comuni, le unioni potessero utilizzare spazi a loro dedicati da configurare in base alle loro esigenze di partecipazione. E il multitenant, l'architettura che questa soluzione potrebbe avere, non è banale, perché è un processo complesso che dovrebbe essere forse coprogettato proprio insieme ai vari soggetti, funzione pubblica, regioni, enti locali, eccetera. E, secondo spunto, lancio lì un'altra domanda, è come ottimizzare e condividere gli sviluppi che vengono rilasciati e che migliorano la piattaforma. No? Siamo ormai alla 0.26 come rilascio. Abbiamo detto che c'è una community molto forte alle spalle, e però ci sono anche molti fork, cioè già in Italia, no, c'è PartecipaPA, ci sono esperienza poi anche di Milano, c'è la regione Emilia-Romagna, ci sono tante altre, il PD che la utilizza per le Agora. Ecco, a me sembra interessante poter mettere a fattor comune gli sforzi che si stanno facendo dal punto di vista dello sviluppo, in modo sia da attingere a quelli che vengono fatti dalla community internazionale, ma anche da quelli che localmente in Italia, visto che sono comunque è un contesto comune, possono essere messi in condivisione. E questa è una sfida che è interessante porre sul piatto. E l'ultimo, ritorno al punto, no, di come creare culture e competenze per la partecipazione ibrida. Cioè molti dicono, c'è lo strumento, lo metto online e il processo si fa. Prima con Gianfranco diceva, ma poi ci sono quelli che si lamentano perché magari le slide di PowerPoint sono brutte, danno la colpa a PowerPoint, ma c'è bisogno di saper fare le slide, cioè c'è bisogno di saper progettare e disegnare quegli spazi della partecipazione ibrida, quindi capire perché una consultazione la faccio con un questionario oppure con una raccolta di proposte pubblica, capire come gestire l'identificazione dei partecipanti, no? In alcuni casi non serve che io li identifichi, in altri casi mi serve scremare partecipanti a un bilancio partecipativo, per dire devono votare solo i residenti, allora devo capire come muovermi e devo soprattutto avere la consapevolezza degli impatti che strumenti diversi e i vincoli che la tecnologia pone ai processi partecipazione, ma in generale ai processi democratici portati in ambiente digitale. E con queste belle domande io mi fermo e vi ringrazio per avermi seguito. Giulia, grazie a te, avrei un sacco di cose da dirti, però siamo in ritardissimo. Zitto, mi limito a solidarizzare con te sulla imprecazione di chi configura questo software di volta in volta, imprecazione spagnola tendenzialmente, e passo, rigiro tutte le tue domande a Elisa per la conclusione del webinar, rilanciando su quelle che sono le prospettive. Però davvero, poi rilancio anche su quello che veniva via chat, sì, assolutamente, proviamo a riorganizzare qualcosa di simile, ci prendiamo un po' più di tempo e torniamo a parlarne, assolutamente sì. A te Elisa. Grazie mille Gianfranco, grazie a tutti i relatori. Ho condiviso le slide, dovreste vederle. Io colgo al balzo la prospettiva di Giulia, perché forse come Dipartimento della Funzione Pubblica, che rappresento in questo webinar, potrò dare qualche risposta ai quesiti che lei ci sottoponeva. Do il benvenuto a tutti. In quest'ora che secondo me è stata molto interessante, ricca di spunti, ricca di testimonianze, su uno strumento che a volte è poco conosciuto, questo lo dobbiamo registrare, quale partecipa.
come spiegato da Gianfranco, la storia di Partecipa non è proprio nuovissima, perché a fine del 2019, grazie alla collaborazione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Dipartimento di Riforme Istituzionali, è stata portata avanti lo sviluppo di questa piattaforma, che ha preso il via a dicembre 2019. Ma a sottolineare nuovamente il forte dualismo che c'è tra tecnologia, quindi piattaforma, e metodologia, e nello stesso periodo sono state portate avanti anche le linee guida sulla consultazione pubblica in Italia, che anche queste purtroppo poco conosciute, però possono aiutare gli attori dei processi partecipativi a realizzare consultazioni pubbliche di qualità. Cosa tenterò di fare io in questi pochissimi minuti? Ringrazio veramente chi è riuscito a resistere anche oltre l'orario di fine del webinar. In questi pochissimi minuti cercherò di dare uno sguardo alle esperienze, mettendole un po' a fattor comune, esperienze che abbiamo portato avanti in questi anni, esperienze che sono tuttora in corso e esperienze che potrete anche voi vedere in un webinar dedicato appunto all'interno dell'Open Government Week, questo venerdì, dove si parlerà dei percorsi pilota che hanno coinvolto tante amministrazioni anche su questo tema, sul tema della partecipazione pubblica. È giusto ricordare che Partecipa e si evolve e accompagna un po' delle politiche pubbliche di settore rispetto al tema della partecipazione pubblica. E come punti di forza, sicuramente io su questa slide non mi dilungherò, perché molti di questi sono già stati ripresi da Giulia, e questo è un altro, diciamo, punto interessante, che un'istituzione pubblica, quale Dipartimento della Funzione Pubblica, e i professionisti della consultazione abbiano un po' gli stessi punti di vista in merito ai punti di forza e ai punti di debolezza rispetto all'utilizzo di Partecipa e di Decidim, che è il software su cui si basa, il software open source su cui si basa Partecipa. Sicuramente come punti di forza non possiamo non citare la viva comunità di attori che ruota attorno all'utilizzo e allo sviluppo e l'evoluzione di Partecipa, e il fatto che il software sia comunque in riuso. Ricordiamo che Partecipa è in riuso gratuito per tutte le amministrazioni ed è nel catalogo del Developers Italia, il sito è stato messo in chat. Il link al sito è messo in chat. E la grande, diciamo, il grande punto di forza dal nostro punto di vista è il fatto che stiamo raccogliendo tante esperienze diverse di amministrazioni che si approcciano a questa piattaforma per realizzare anche esigenze diverse, e questo può essere ed è il ruolo della funzione pubblica, sicuramente è quello di metterle a fattor comune per poi generare un valore collettivo, rimettendo queste esperienze in ricircolo, magari attraverso l'utilizzo di kit o di manuali o di testimonianze che possono essere d'aiuto alle amministrazioni che vogliono intraprendere lo stesso percorso, il percorso di governo aperto. Tre punti di debolezza: sicuramente una bassa consapevolezza, diciamo, di queste potenzialità, ma Giulia, grazie a questo webinar, ce ne ha elencate parecchie. E sicuramente anche registriamo che bisogna lavorare tanto sulla cultura della partecipazione, sul potenziare le competenze degli addetti ai lavori sul tema della comunicazione e della consultazione pubblica, anche se durante queste esperienze che abbiamo svolto sulle piattaforma Partecipa abbiamo notato che ci sono degli attori istituzionali che hanno grande esperienza e grande competenza nell'utilizzo dei processi partecipativi, quindi nella metodologia, anche se diciamo poi effettivamente non le hanno su Partecipa. Però abbiamo visto che avere entrambe le cose, quindi la metodologia e la tecnologia, aiuta a ottenere una politica di consultazione pubblica veramente effettiva e efficace. Come opportunità abbiamo messo in risalto il fatto che ci siano delle istituzioni pubbliche che hanno delle vere e proprie delle regolamentazioni, quindi delle norme, basti pensare alla regione Emilia-Romagna, ma anche alla regione Puglia, hanno saputo regolamentarsi anche sui temi della consultazione, sulla partecipazione pubblica, e come minacce non potevamo non evidenziare il fatto che a volte gli uffici sono veramente diciamo, in difficoltà a seguire queste politiche, perché sono veramente poche risorse anche se di elevata competenza. Passo subito alla slide che riguarda le prospettive, che sono prospettive del tutto aperte
perché è un lavoro di evoluzione che comunque è in corso grazie a un progetto che è promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che si chiama OpenGov, metodo e strumenti dell'amministrazione aperta, è portato avanti dal Formez, il quale abbiamo cercato di immaginare quali potessero essere le potenzialità della piattaforma anche nell'ottica di un'evoluzione concreta di questo strumento a supporto delle politiche pubbliche. E la prima politica che ci è venuta in mente è sicuramente quella del governo aperto. Difatti, da quest'anno, per chi lo ripeto, per chi non avesse seguito i lavori, è attivo ed è in fase di attuazione il quinto piano nazionale d'azione per il governo aperto, che prevede tra le sue aree di azione l'area della partecipazione. È l'istituzione di un forum multi-stakeholder che possa guidare e traghettare il nostro paese verso una politica di più ampio respiro di un piano che comunque è un piano biennale e traghettarla verso una vera e propria strategia di governo aperto, no? Che faccia in modo che il tema della partecipazione sia veramente radicato all'interno dell'azione pubblica. E quindi partecipa, si candida a tutti gli effetti ad essere uno dei punti di riferimento anche in questa politica. E questa è una prima grande evoluzione. Sicuramente, riprendo qui il discorso e la slide interlocutoria che aveva posto Giulia, sicuramente stiamo riflettendo sulla realizzazione di linee guida 2.0, quindi che possono accogliere e attualizzare le metodologie relative alla consultazione pubblica e anche nuovi strumenti, perché no, mettere a fattor comune gli strumenti che sono attuati e magari con successo da piccole realtà possono essere messi in comune anche per altre realtà o addirittura diventare patrimonio, diciamo, di una strategia nazionale che li possa mettere a disposizione di tutti. Quindi dal punto di vista dell'evoluzione e quindi del supporto alle comunità di pratica, lo stesso progetto che citavo prima, OpenGov, metodo e strumenti per l'amministrazione aperta, prevede proprio una delle aree di attività dedicata al supporto delle comunità di pratica, quindi cercare di comprendere quale sia il modo per supportare al meglio questi attori che devono in qualche modo lavorare sulla piattaforma e hanno volontà, diciamo, di contribuirne all'evoluzione. Ed infine, sempre, diciamo, seguendo i principi ispiratori del governo aperto, perché no mettere in open data i dati del patrimonio informativo che è anche, diciamo, poc'anzi Gianfranco in qualche modo ci faceva intravedere, per poter realizzare, diciamo, anche questo tipo di patrimonio informativo come valore collettivo comune. Veramente l'ultima slide, perché volevo riprendere il discorso che ci aveva fatto poc'anzi Maracosso, perché uno dei progetti che ha dato veramente un gran valore aggiunto alla piattaforma e ci ha permesso una vera evoluzione sia tecnologica ma anche metodologica è appunto il progetto che stava illustrando poco fa la dottoressa Maracosso, perché come vedete in questa slide si legge poco, mi scuso, perché ma l'importante è capirne un po' il significato ed aiuterò nella lettura. Si vede come le esigenze che vedete a sinistra di singole istanze di partecipanti a questo forum si è potuto in qualche modo trasformare, modellare lo spazio di partecipa attraverso il passaggio a differenti elementi di consultazione. Vedete le proposte, i risultati, gli essi collaborativi che rispondevano a singole esigenze espresse dal forum. Quindi vedete come questo modo di disegnare, co-disegnare questo spazio abbia preso forma grazie alle singole stanze del gruppo che poi aveva necessità di utilizzarlo questo spazio. Ed è così che è nato questo spazio assembleare che in qualche modo l'ambizione di aiutare diciamo, l'aspetto organizzativo come un ambiente digitale per poter aiutare nella costruzione di questa politica pubblica e qui diciamo, lo rilancio anche nell'ottica di riutilizzo di questa logica. È importante sottolineare come questo stesso progetto può essere messo in riuso anche per la costruzione di un altro forum, che è un altro dei forum previsti dalla strategia del governo aperto, che è il forum multi-stakeholder.
previsto tra, come uno degli impegni del quinto piano nazionale d'azione, forse diciamo, è ancora presto per dirlo, però probabilmente partecipa, grazie anche a questa esperienza di progetto pilota del MIPE, potrà mettere a fattor comune questa esperienza per poter realizzare anche questo tipo di forum. Siamo comunque a disposizione di chiunque voglia contribuire indicando qual è, diciamo, a suo parere una possibile evoluzione per rendere partecipa ancora più utile ed efficace per supportare queste politiche pubbliche così differenti ma così accomunate da questa politica che è la politica di partecipazione pubblica. Detto ciò, sono stata rapidissima e passo la parola a Gianfranco. Lisa, grazie mille, grazie Lisa, grazie Maria, grazie Giulia, grazie Carolina, davvero grazie di cuore, grazie a tutti voi che avete deciso di trascorrere con noi questo pomeriggio e fra l'altro lo stato abbiamo sforato di quasi mezz'ora di restare qui con noi, quindi davvero ci fa particolarmente piacere. La nostra idea era quella di provare, mi auguro che ci siano riusciti a restituire quest'idea di tecnologia e metodologia che devono funzionare insieme, se no le cose non partono, non si attivano, non si agganciano. Mi auguro che ci siamo riusciti, ringrazio davvero tutti i partecipanti che con il loro contributo anche via chat hanno un po' rilanciato, ci stimano, ci aiutano, ci ripromettiamo di tornare, grazie Sabrina, ci ripromettiamo di tornare a chiacchierare di questi temi, di farlo più avanti magari con un po' più di calma, prendendoci un po' più di tempo. Per il momento ancora una volta grazie a tutti voi. Tutto quello che è stato più o meno sviluppato in questo webinar lo trovate come da tradizione sulla piattaforma 20PA di qui a qualche ora. Ancora grazie di cuore, per qualunque cosa siamo qui, trovate tutti i nostri riferimenti in giro, certamente su Partecipa qualunque mail di contatto. Ancora una volta grazie a tutti, a presto. Ciao.